questa opportunità di una seduta monotematica sul tema dei rifiuti, che ci consente di poter avere una discussione sulle iniziative che abbiamo già messo in campo e come giunta e sulle altre che sono in itinere. Io voglio ricordare in apertura, perché spesso su questo punto c'è un po' di confusione sui ruoli, qual è il ruolo dell'amministrazione comunale rispetto al tema dei rifiuti alla normativa vigente. Noi dovremmo occuparci esclusivamente dell'organizzazione della raccolta e del piano della raccolta differenziata e solo delle iniziative connesse alla raccolta differenziata, quindi soltanto alla realizzazione dell'isola ecologica e alla migliore organizzazione aziendale dell'azienda di igiene urbana del comune della SIA. Noi dal primo momento abbiamo inteso, considerato per durante emergenza che va avanti dal febbraio del 1994, siamo all'atto di insediamento del sindaco De Magistris e della giunta, avevamo oltre 1500 tonnellate di rifiuti per le strade di Napoli e quindi chiaramente abbiamo dovuto affrontare nell'immediato ancora una volta il tema della rimozione dei rifiuti dalle strade di Napoli, dovendo fare i conti con un sistema impiantistico che presenta dei deficit strutturali da anni, con l'assenza di qualsiasi impianto per il trattamento della frazione umida dei rifiuti che, come si sa, rappresentano oltre il 30% della composizione dei rifiuti dal punto di vista merceologico in Italia, nella città di Napoli superano il 35%, nel periodo estivo raggiungono il 40%, quindi il 40% del problema è di natura, è composto da frazione umida dei rifiuti e non ci sono impianti di compostaggio in tutta la regione Campania, se non si escludo la recente inaugurazione di un digestore anaerobico a Salerno e di un piccolo impianto in provincia di Avellino e comune di Teola. In questo quadro chiaramente affrontare il tema della rimozione dei rifiuti dalle strade è stata negli anni passati, lo è stato per noi in questa prima fase, molto complesso, perché chiaramente dal momento in cui c'è la raccolta la competenza passa all'amministrazione provinciale, alla società provinciale che deve mettere a disposizione gli impianti dove coprire i prodotti, i rifiuti, e quando non c'è spazio all'interno degli impianti del territorio provinciale è la regione con un ufficio, che è l'ufficio flussi, che continua a presentare dei punti, delle incognite rispetto alla trasparenza con cui questi flussi vengono definiti. Chiaramente questo costringe Napoli, ma soprattutto anche gli altri comuni della provincia di Napoli, i grossi comuni della provincia di Napoli, a dover convivere con i rifiuti per le strade di Napoli. Noi non ci siamo rassegnati e non ci rassegneremo mai all'idea che Napoli debba convivere con i comuni di immondizia per le strade, ed è il motivo per cui già il 16 di giugno, dopo tre giorni dall'insediamento della giunta comunale, abbiamo approvato la prima delibera, la delibera 739, che ha definito innanzitutto l'estensione della raccolta differenziata porta a porta a partire dai primi di settembre per altri 140.000 cittadini napoletani, per poter raggiungere e superare i 325.000 abitanti a partire dal mese di settembre, e insieme con questa delibera sono state approvate, il sindaco successivamente ha emanato delle ordinanze la stessa settimana che hanno previsto l'apertura di un primo sito di trasferenza in via Brescia, l'ex ICM, dove c'è il deposito di Asia, per consentire appunto una migliore organizzazione e poter in qualche modo rendere più efficiente il sistema di raccolta attraverso anche un sito di trasferenza. Voglio ricordare che, perché lo fanno spesso anche le altre istituzioni, spesso lo si fa sulla stampa, il 4 di gennaio del 2011, quindi con la vecchia giunta, fu sottoscritto a Palazzo Chigi un protocollo che prevedeva una serie di compiti e impegni per tutte le altre istituzioni. L'unico impegno che ricadeva sul comune di Napoli era la realizzazione di un sito di trasferenza che durante i 6 mesi della giunta precedente non era stato realizzato. Noi l'abbiamo aperto ed è funzionante, ci sta dando una mano a raggiungere già dei primi risultati dalla metà di giugno. Non soddisfatti e preoccupati per il perdurare dell'emergenza, abbiamo successivamente, con una seconda ordinanza del sindaco, individuato un secondo sito, che è il sito di Via Brin, che è un'area, un capannone industriale, l'ex autoparco del comune di Napoli, in cui dovremmo avere una trasferenza e anche un'organizzazione con una macchina
una roto imballatrice per consentire, come dirò più avanti, la possibilità di organizzare e rendere ancora più efficiente il sistema di trasferimento dei rifiuti dalla città di Napoli verso l'esterno, inteso sia come verso le altre regioni, sia verso gli altri paesi europei. Su questo sito di Via Brin, è stata per noi una sorpresa, abbiamo trovato all'interno degli immigrati in condizioni disumane di trattamento, e questo ha reso più difficile l'operazione di organizzazione di quel sito. L'ultimazione del trasferimento degli immigrati in strutture idonee, sia case famiglia sia strutture messe a disposizione dal Comune di Napoli, con dei lavori straordinari che abbiamo dovuto realizzare per appunto garantire condizioni dignitose per gli immigrati. Da stamattina dovrebbe essere completata, sono in corso le ultime operazioni, l'operazione di sgombero, si parte con la disinfestazione e poi ci saranno i lavori di sistemazione di questo impianto. Insieme a questo, dicevo, noi non abbiamo mai perso di vista, noi pensiamo che, proprio per quello che dicevo prima, non bisogna rassegnarsi all'idea di una città costretta a convivere con i rifiuti. Noi continuiamo a lavorare su doppio binario, affrontare le criticità, l'emergenza, ripulire le strade, nello stesso tempo cominciare a progettare il futuro. Progettare il futuro significa fare la raccolta differenziata ed estenderla gradualmente all'intera città con le risorse disponibili. Ripeto, abbiamo già fatto un bando, ma si è già pubblicato il bando di gara per la consegna dei mezzi e delle attrezzature che occorrono per l'estensione porta a porta nei giorni scorsi. La gara dovrà consegnare autoveicoli e attrezzature per il 5 di settembre. Da settembre quindi partirà, appunto, con un cronoprogramma che abbiamo reso già noto, partirà appunto questa raccolta porta a porta. Nei giorni scorsi, la settimana scorsa, un lavoro di alcune settimane che abbiamo avuto con il Ministero dell'Ambiente, con una grande disponibilità del Ministero tutto e del Ministro Prestigiacomo in particolare, abbiamo chiuso un importante protocollo per estendere a partire da gennaio del 2012, per una questione di bilancio, perché il Ministero avrà capienza a partire da gennaio del 2012, non avendo residui sui fondi per la raccolta differenziata per l'anno in corso, quindi solo per questa motivazione, ma noi siamo pronti per partire, c'è già il programma, abbiamo distribuito il piano a tutti i consiglieri, che insomma, poi magari eventualmente nel corso del dibattito, se ci sono punti particolari da affrontare, lo dovremo fare, dovrò rispondere eventualmente in replica. Dicevo, con questo protocollo e con il finanziamento Ministero dell'Ambiente e il sostegno del CONAI, che negli anni scorsi aveva investito nella città di Napoli molte delle risorse rivenienti dal recupero degli imballaggi, ma con moltissime criticità e con una diffidenza a tornare a Napoli, grazie alla bontà e alla qualità anche delle proposte che abbiamo avanzato, abbiamo avuto questa disponibilità e quindi c'è la possibilità di raggiungere 500.000 abitanti. Questo chiaramente non ci soddisfa, perché nel frattempo nella città c'è una straordinaria voglia di partecipazione, ci sono associazioni di volontariato che hanno stanno facendo il giro del mondo, giovani e meno giovani, che si sono auto-organizzati, che ripuliscono le strade, le piazze, Clean Up, Friarielli e tanti altri gruppi che su base volontaria hanno dato la disponibilità, vogliono fare la raccolta differenziata anche in quelle aree dove non riuscivamo a farlo con l'organizzazione strutturale per mancanza di fondi. Dicevo, non ci siamo rassegnati, sempre con l'ordinanza del sindaco del 19 di giugno, abbiamo comunque allestito 15 piazze, 15 delle ecologiche mobili che stanno girando con un gazebo della SIA che fa campagna informativa e che a nostro avviso andrà ancora ulteriormente potenziato quando avremo l'estensione del porta a porta, prima a 330.000 abitanti e poi a 500.000. queste isole ecologiche saranno potenziate nelle aree in cui non è ancora partita il porta a porta. Ma noi, ripeto, pensiamo, e questo è un altro dei punti importanti che sono alla base poi della successiva firma del protocollo d'intesa con le altre istituzioni e anche degli incontri che il sindaco ha avuto, e l'interlocuzione che il sindaco ha avuto direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministro degli Affari Regionali Fitto, di riuscire a sbloccare dei fondi che sono indispensabili per poter organizzare un moderno
sistema di raccolta dei rifiuti e un'impiantistica necessaria per affrontare appunto le criticità e superarle in modo definitivo e strutturale. Voi sapete che, l'ha ribadito il sindaco più volte, non abbiamo chiesto un centesimo in aggiunta a quelle che sono già disponibili, perché i soldi ce ne sono e ce ne sono tanti, che vanno però spesi e vanno però sbloccati, perché attualmente c'è una quota, la quota europea, i fondi COR, i 145 milioni che sono ancora bloccati in sede comunitaria perché il piano regionale non ha ancora superato le perplessità, le criticità che erano state evidenziate dalla Commissione europea, ed è uno dei motivi per cui abbiamo chiesto di poter anche in sede europea di avere uno straccio della quota parte destinata al Comune di Napoli relativa all'impiantistica a supporto della raccolta differenziata, quindi isole ecologiche e impianti di compostaggio che possono essere appunto finanziate con quella misura dei fondi POR. Oltre a questi fondi POR abbiamo 150 milioni di euro legati alla legge 1 del 2011 che sono fondi per le aree sottosviluppate già destinate alla regione Campania, che ripeto sono bloccati in quanto la regione ha raggiunto il tetto del patto di stabilità e quindi non può impegnare queste risorse, ed è il motivo per cui abbiamo chiesto di poterle utilizzare direttamente. Avrete ascoltato, abbiamo detto in più occasioni, che noi chiediamo appunto che il Comune di Napoli possa essere individuato come soggetto intermedio che possa accedere direttamente ai fondi nazionali, ai fondi FAS, ai fondi europei, in questo modo dando anche una mano al sistema nel suo complesso, liberando la possibilità per la regione di o anche per gli altri comuni più grandi, perché non abbiamo fatto una richiesta solo per il Comune di Napoli, perché se passa questo principio che noi chiediamo fondamentale, una fase in cui non è stato ancora affrontato alla radice il tema del patto di stabilità, questo può essere una modalità che tutte le città capoluogo e con i comuni più grandi, almeno da 100.000 abitanti in su, possono accedere direttamente alla ripartizione dei fondi e alla spesa diretta, in questo modo liberando risorse e energie per potenziare il sistema impiantistico di cui la Regione Campania ha bisogno. Dicevo prima, noi avremmo potuto fermarci a questo perché questa è la competenza, ma noi, a noi non sfugge che c'è un tale deficit impiantistico in Regione Campania che noi ci saremo trovati ancora per i prossimi mesi con le migliaia di tonnellate di rifiuti per terra, perché tutti gli impianti, e non voglio entrare nel merito della qualità degli impianti, insomma una polemica antica rispetto al vecchio piano regionale dei rifiuti, al sistema fatto su inceneritori, impianti CDR, poi STIR, che non hanno mai funzionato in modo adeguato, ma questi impianti per poter essere ammodernati hanno bisogno di essere svuotati. Per poterli svuotare ci sarebbe bisogno di volumi enormi, oltre 100.000 tonnellate di rifiuti che in questo momento bloccano gli impianti STIR e continuamente rischiano di paralizzare l'intero sistema dei raccolti, non solo nel Comune di Napoli ma in tutta la provincia, sicuramente molto spesso oramai sono alla saturazione anche gli impianti a Salerno e nella città di Avellino e Benevento. E quindi in questo quadro chiaramente ci sarebbe bisogno di volumi che al momento non sono arrivati per l'effetto del decreto legislativo, la sentenza del TAR prima, del decreto legislativo successivamente, il Consiglio di Stato successivamente ancora, ma fino al 31 di agosto con la vigenza del decreto le uniche regioni che hanno dato disponibilità a accogliere i rifiuti della regione Campania sono l'Emilia, la Toscana e la Liguria, per quantitativi complessivamente che non arrivano alle 30.000 tonnellate di rifiuti, quindi ampiamente al di sotto del fabbisogno fisiologico per svuotare gli impianti e per poter realizzare quegli ammodernamenti di cui più volte il legislatore si era occupato, che il revamping degli impianti STIR e quindi la possibilità di stabilizzare la frazione organica e renderla appunto una frazione organica come un compost fuori specifica col codice 190503, che è un codice che sostanzialmente consente anche la ricomposizione morfologica o la individuazione di cave che comunque vanno impermeabilizzate e potrebbero accogliere appunto questa frazione merceologica. Chiaramente, siccome questa è una storia che va avanti da troppi anni e al momento, data la situazione, quindi la disponibilità delle altre regioni, la disponibilità all'interno della regione Campania, perché le discariche campane ormai sono
quasi all'esaurimento, c'è un residuo solo nella provincia di Caserta, nella provincia di Avellino. Chiaramente in queste province è scattato un meccanismo di difesa del proprio territorio, con la preoccupazione che, perdurando o in assenza di una programmazione, di una pianificazione definitiva, possano a breve riempirsi, occupare interamente i volumi ancora disponibili e quindi andare in emergenza anche le altre province, il motivo per cui c'è una sorta di resistenza, oltre probabilmente anche a un'assenza di una chiarezza nella pianificazione regionale che non ha consentito appunto di superare le difficoltà che sono di cui parlavo un attimo fa. Quindi in questo quadro, dicevo, noi non abbiamo fatto come chi ci ha preceduto, insomma, nel senso di limitarci alla semplice raccolta dei rifiuti. A un certo punto, quando la provincia non ci dava il flusso, non ci indicava il luogo dove depositare i rifiuti rimanevano per le strade di Napoli e sono rimaste così per anni. Siccome noi pensiamo che questa è la precondizione per poter mettere in campo tutte le azioni che la Giunta dei Magistris ha in campo in termini di cultura, turismo, rilancio produttivo della città, un rilancio di una vivibilità nel nostro territorio, chiaramente non possiamo aspettare che altri fanno in poche settimane quello che non si è fatto in anni, ed è il motivo per cui abbiamo scelto la strada, ripeto, andando insomma, anche oltre quelle che sono le competenze normative, la scelta del trasferimento dei rifiuti verso paesi stranieri. E lo dico perché credo che sarà sicuramente argomento del dibattito di stamattina: andrà per i paesi stranieri verso impianti che hanno bisogno di rifiuti per alimentare i propri inceneritori. Lo dice uno che è contrario agli inceneritori da sempre, ed è contrario all'inceneritore nella città di Napoli, come lo è contrario all'intera giunta comunale a guida dei Magistris. Io credo che in questo ci sono due considerazioni da fare. Uno, il fatto stesso che in Europa ci sono rifiuti che hanno fame, inceneritori che hanno fame di rifiuti, è la dimostrazione di una programmazione sbagliata negli anni passati che ha portato a costruire molti impianti che non tenevano conto dell'evoluzione naturale che in tutti i paesi si stava producendo in termini di sensibilità ambientale e di un'esigenza imposta anche dalle direttive europee nella gerarchia dei rifiuti, che indicano esattamente quali sono le azioni da svolgere, che innanzitutto prevede la riduzione a monte, quindi la prevenzione, la riduzione della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclo e il riuso delle merci, e solo per la frazione terminale ci si pone il problema del recupero, che il recupero può essere fatto con recupero energetico, con l'incenerimento o con recupero dei materiali che hanno a nostro avviso una maggiore capacità anche di tipo energetica, contribuendo nettamente a quello che è il contributo che ogni amministrazione deve dare rispetto al tema globale dei cambiamenti climatici. Quindi io credo che in questo momento, e per una fase di transizione, noi non pensiamo che la strategia dell'amministrazione comunale di Napoli o delle altre istituzioni, provincia, regione, debba essere quella di ipotizzare un trasferimento del problema nel tempo e nello spazio portando i rifiuti all'estero. C'è una transizione che va governata, una transizione che prevede per la città di Napoli una serie di impianti che puntano innanzitutto a intercettare quel 40% di frazione umida di cui parlavo prima, e in aggiunta a questo noi pensiamo, insieme alle isole ecologiche, di avere in città, con la collaborazione del mondo imprenditoriale, del mondo industriale, quindi possibilità anche di attivare dei project financing per realizzare impianti di trattazione meccaniche e impianti di trattamento dei rifiuti a freddo. C'è una differenza di tipo strategico tra chi prevede che i rifiuti vanno incenerito e chi prevede che i rifiuti possono essere trattati e recuperare materie attraverso un trattamento a freddo. Noi abbiamo scelto la strada del freddo, ed è il motivo per cui, per poterlo fare oggi, abbiamo bisogno di una fase di transizione. Una fase di transizione che chiaramente avrà un tempo, del tempo necessario per realizzare gli impianti, che sicuramente saranno mesi o un anno minimo, tenuto conto dei tempi e dello sblocco dei fondi, che non dipende solo dalla volontà di questa amministrazione. Certo, più in fretta riusciremo a liberare risorse, come ripeto è il motivo per cui io saluto con particolare attenzione e interesse la firma del protocollo, che c'è un impegno governo, regione, provincia e comune per sbloccare e dare una linea prioritaria per accelerare, per consegnare direttamente all'amministrazione comunale le risorse necessarie per attivare in proprio la realizzazione di impianti. Ci sono una serie di relazioni con il mondo imprenditoriale per avere nell'immediato la disponibilità di realizzare
impianti che per noi sono fondamentali, come appunto quelli per la frazione umida, c'è appunto questa fase di transizione, perché noi abbiamo bisogno di avere le strade pulite, la città pulita, un tempo utile per programmare e organizzare in modo corretto e adeguato una raccolta differenziata porta a porta, perché ogni volta che c'è una criticità c'è un calo nella raccolta differenziata, come è avvenuto anche nell'ultimo mese rispetto al mese precedente. Voglio dire anche perché, e mi rivolgo anche al mondo dell'informazione, nei giorni scorsi c'è stata un'informazione che in qualche modo ha creato l'allarme rispetto a un calo della raccolta differenziata nella città di Napoli. Allora, la raccolta differenziata la si deve guardare in un tempo, e per poter cominciare a vedere gli effetti di questa amministrazione noi dobbiamo guardare al 2012, perché i primi effetti dell'azione della Giunta dei Magistri si faranno dal mese di settembre in poi, quando partirà la nostra porta a porta. Quello che è avvenuto fino ad oggi è l'effetto di una situazione disastrosa che abbiamo ereditato per le cose che dicevo prima, ma anche per una condizione di grande difficoltà che viveva l'azienda di igiene urbana. Abbiamo trovato un'azienda con 2.300 dipendenti, dei quali 300 dipendenti sono ultra sessantenni, ce ne sono 150 ridotte capacità lavorative, abbiamo una situazione del parco macchine anch'essa disastrosa, con il 60% del parco macchine che è bloccato negli autoparchi perché non veniva pagata la manutenzione da alcuni anni, quindi erano sospesi, sono sospesi, li stiamo riattivando dopo l'approvazione di ingenti finanziamenti che abbiamo fatto con l'amministrazione comunale nei confronti di Tasia, con la ricapitalizzazione di 43 milioni di euro, con lo sblocco di un credito con le banche che darà denaro fresco che consente di nuovo di rimettere in circolo da un lato bandi, acquisti e noleggi di macchine di cui ha bisogno una moderna azienda, dall'altro lato attraverso anche un'operazione che abbiamo appena avviato con le organizzazioni sindacali, con l'Inps, per favorire l'esodo degli ultra sessantenni e poter in questo modo anche rinnovare e ringiovanire l'azienda. Su questo abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio Berlusconi anche la possibilità, questo è un tema che riguarda non solo la SIA ma riguarda in generale il Comune e tutte le partecipate, con 4.000 dipendenti su 20.000 che sono tra i 60 e i 65 anni, un'operazione che avrebbe un costo da 195 milioni di euro. Chiaramente ci rendiamo conto che non è possibile averli tutto e subito, ma almeno essere autorizzati per poter avviare questo percorso consentirebbe di ridurre i costi di gestione delle aziende del Comune di Napoli e allo stesso tempo avviare un'opera di profondo rinnovamento che è necessaria per una moderna organizzazione aziendale, quella che vogliamo mettere in campo. Quindi dicevo, con la SIA nelle condizioni in cui l'abbiamo trovata, abbiamo fatto le operazioni radicali, azzerando il consiglio di amministrazione, nominando presidente Raffaele Rossi, un'esperienza, uno dei maggiori esperti del settore nel nostro paese, con la nomina di Raffaele Del Giudice, il direttore regionale di Legambiente, con la conferma del solo Fortini, che per noi in questa fase è un elemento strategico per le relazioni con il mondo industriale, con il mondo internazionale, che sono necessarie per poter mettere in campo appunto le iniziative che abbiamo in mente. Nei prossimi giorni saremo pronti alla firma di un accordo internazionale e lo faremo anche con la collaborazione che fino a questo momento è stata molto leale con l'amministrazione provinciale di Napoli, che è competente per legge, insomma, rispetto al trasferimento dei rifiuti all'interno del territorio provinciale e anche fuori dal territorio provinciale. C'è l'impegno della Regione Campania ad autorizzare nel giro di 2-3 giorni il transito fuori nazione, l'autorizzazione transfrontaliera, quindi noi siamo fiduciosi che dai primi di settembre possano partire dal porto di Napoli le prime navi verso l'estero, che ci consentono appunto di riprendere a settembre con una situazione decisamente migliore di quella che abbiamo trovato al nostro insediamento. Oggi devo dire un grazie comunque alle maestranze tutte della SIA, dell'Avaget, del Docks Lanterna, che hanno fatto un lavoro straordinario in queste settimane nelle condizioni di cui parlavo prima, con mezzi non sempre idonei, spesso
neanche con l'abbigliamento idoneo per garantire una condizione di lavoro dignitosa, stiamo sopperendo anche a queste difficoltà e oggi devo dire che questo Consiglio Comunale cade in una giornata importante perché scendiamo finalmente sotto le 1000 tonnellate di giacenza, siamo a 850 tonnellate nella giornata di oggi, non siamo chiaramente felici, pensiamo solamente che è un primo passo, noi speriamo nei prossimi giorni di poter continuare in questo trend e poter quindi partire poi da settembre con la città completamente pulita. Io non so se ho dimenticato, sicuramente avrò dimenticato molte cose, sui dettagli della raccolta differenziata, se necessario, avendolo fatto già in precedenza, avendo distribuito questa sintesi che poi insomma credo che sarà utile anche organizzare degli incontri con l'azienda, con la SIA. Direi solamente che sui quartieri i quartieri che erano previsti all'interno della mia delibera era sostanzialmente il completamento dell'impegno fatto nel mese di maggio dalla vecchia amministrazione, quindi completamente a 145.000 abitanti, accelerando solamente i tempi di realizzazione. Quello che credo che sia importante, come dicevamo anche in conferenza stampa la settimana scorsa, è che nei quartieri dove si fa la raccolta differenziata, e questo lo voglio dire a quanti continuano a pensare che a Napoli non sia possibile raggiungere obiettivi ambiziosi, la qualità dei materiali recuperati è molto elevata. E questo lo vedete alla pagina 5 di questo stampato, dove vedete le frazioni estranee, le impurità, che sono delle impurità molto basse rispetto a quello che viene conferito agli impianti di selezione. Questo è utile perché ci dice esattamente che avremo un corrispettivo dal CONAI che sarà molto elevato, maggiore la qualità, maggiore sarà il corrispettivo. E per darvi un numero, già con la raccolta differenziata fatta fino ad oggi abbiamo evitato di portare in discarica 45.000 tonnellate su questa quantità così piccola, ma immaginare di triplicare come noi andremo a fare da qui a 6 mesi, triplicando significa avere un problema in meno per 150.000 tonnellate, ma significa avere anche risorse aggiuntive. Il presidente del CONAI, partecipando alla conferenza stampa, facendo un calcolo, diceva che già questo porterebbe alle casse del Comune di Napoli, dell'azienda di igiene urbana, 15 milioni di euro per il conferimento immediato, mantenendo questo livello di purezza. E i quartieri che verranno coinvolti a partire dal mese di gennaio sono le aree, il completamento del quartiere Pomolo, il quartiere Fuorigrotta, Chiaia, San Ferdinando e l'area UNESCO, il centro antico, che sarà la scommessa più importante che Napoli metterà in campo. Riuscire a fare una raccolta differenziata ai quartieri spagnoli e all'UNESCO, come già sta avvenendo, c'è una grande richiesta, una grande sollecitazione in questo senso, sarebbe la dimostrazione veramente che Napoli può diventare un modello da seguire nel nostro paese. Certo, questa cosa ancora con i cumuli di notizie per strada potrà far sorridere o storcere il naso a qualcuno, noi ci crediamo fermamente e pensiamo che Napoli possa raggiungere la percentuale nei 500.000 abitanti serviti del 68%, visto che nella parte dove abbiamo già cominciato, nei 150.000 cittadini che sono trattati a porta a porta, siamo al 66% di media. Credo che è un obiettivo alla portata di questa amministrazione che ci crede, investe ogni energia e noi crediamo fortemente, come dice il sindaco, che la rivoluzione ambientale che parte da Napoli può far diventare Napoli la capitale della monnezza e capitale del riciclo. Grazie. Grazie assessore. Mi pare che l'esposizione sia stata